Allora, Presidente, volevo da lei una sollecitazione, oltre che istituzionale, che è stata abbastanza chiara, anche di carattere politico. Lei ha parlato dello scompaginamento, giusto, di questa maggioranza, c'è chiaro a tutti la sua coerenza politica, anche rispetto a queste sue decisioni che sono sopravvenute. Poi, tra quanto ci ha detto, è emerso anche il comunicato che il segretario provinciale del Partito Democratico, insomma, più volte c'è stato comunicato che bisognava prendere una posizione certa e che precisa e che quindi si era naturalmente fuori dalla maggioranza. Io adesso vi chiedo una cosa e lo chiedo anche a lei, anche per precisazione ai cittadini di quanto realmente rappresenta l'azione politica del Partito Democratico, su cui lei insomma appartiene perché proviene con dei suoi ex compagni da queste liste. Come mai oggi abbiamo solo le sue dimissioni? Penso che con un comunicato chiaro e preciso sappiamo che ci siamo persi dei tempi che state facendo, ma avremmo dovuto anche avere altre dimissioni. E quindi mi risulta ancora che probabilmente ci sono delle posizioni personali che si muovono e che agiscono semplicemente rispondendo non a queste che sono state, diciamo, le linee anche stabilite e volute sul consenso elettorale dei cittadini. Quindi la domanda è una curiosità e una precisazione, è questa. Perché oggi solo lei risponde al comunicato? E come possiamo chiarire allora ai cittadini che esiste un'unica posizione forte, coesa del Partito Democratico, che risponde unicamente a quanto lei sta facendo in questo momento e che tutti gli altri stanno agendo semplicemente per altri di vincere? Presidente, io la ringrazio per la domanda e sono troppo rispettoso del ruolo che rivesto ancora fino a domani. In questo momento per dare una risposta che evidentemente attiene alla vita di un partito e soprattutto attiene alle scelte personali di chi dal partito è stato chiamato a lavorare. È evidente che, come dire, insomma, di questo è tutto che la risposta la diano interessante. Giunge voce, questo ma penso che sia un comunicato uscito anche alla stampa, che sia la dottoressa Sosio, che l'assessore di Iona, che l'ex assessore Gagliardi, che qualche altro soggetto di cui non ricordo il nome, hanno costituito un gruppo democratici pescatori, qualcosa del genere. Io una cosa la devo dire perché mi è data l'occasione. Io ho criticato velocemente l'amministrazione federale su un elemento che per me era discusso. Lo dico una volta in un intervento del Consiglio Comunale, questi qua mi faccio una premessa. C'era un passolino perché a me lo cito messo a collegare. Sarà anche una straordinaria figura, ma è pur sempre la compagna. Premesso questo, ho detto io non tollero, disse a Ferrara, che questa amministrazione debba essere composta da parenti, fidatini, compagni e amici. A meno che, disse a Ferrara, questi parenti, amici e fidatini non siano ricavendo un accesso. Noi abbiamo ricalcato in questa amministrazione quel tipo di selezione e non continua a non vedere attorno di fare i processi. E allora quando poi tu apri un'agenda e dentro l'agenda fai introduci che sono facilmente ritrovabili da attenti giornalisti,
Stava forte, faccio nome, una mia compagna di classe che ha vinto il concorso di lavoratore comunitario, che traduce dal greco al latino, che è un part time fino al museo, a 800 euro al mese, poi ha vinto il concorso di lavoratore comunitario e sta a Bologna, quindi che in Italia non fa il mistero, quindi che in Italia del magistrato ora parlo di amici di classe, quindi intanto penso che adesso, ragazzi, importante occasione.